Buonasera, faccio un video così giusto per farlo nel mio mini laboratorio, okay? Dove faccio i test di solito, come gli avari, in cui sto testando per il momento una Lolin di 32 con uno schermo a cui si vede, se lo devo metterlo così, per vedere qualcosa di strano. Ok, va bene, sto facendo il test per una cosa che uscirà prossimamente, un altro video che uscirà prossimamente, quindi lo stacchiamo per un attimo e procederò al video vero e proprio di questa sera, di questo mini video. Mi è arrivato un pacco, ok. Non è una recensione, lo dico prima, non è assolutamente una recensione, l'ho comprato con i miei soldini, mi serviva per il canale e quindi me lo sono autopagato, però ne approfitto per fare una mini recensione. Allora, procediamo all'apertura del pacco, ok? Made in China, originale Made in China. Lo apriamo. Vediamo un po', eccolo, vediamo che c'è, lo tiriamo fuori, eccolo qua, buttiamo la parte, product number, nam camera, c'è scritto qua, va bene, tiriamo, si vede. Digital microscopio, mi sono comprato un microscopio, lo andiamo ad aprire. Scusate se lo faccio sul computer, sulla tastiera del PC, ma purtroppo non ho di meglio. E cominciamo a vedere cosa c'è nel pacchetto. Tiriamo fuori primo, ah, il supportino, ok, penso che sia un supportino. Una bustina con viti e piedini, penso. Mettiamoli qui. Poi c'è lui. Ok. Attacco USB. Il supportino che dovrebbe andare qui, se non vado errato. Eccolo qua. Ve lo mettiamo subito dopo. Poi tiriamo via la plastica, il suo manualetto di istruzioni, fa vedere come si deve montare, quindi eccolo qua, il suo manualetto di istruzioni in cinese e in inglese, yes, mettiamolo pure qui, questo è certificato di qualità, mettiamolo qui. Eccolo lì, e c'è la sua base, che ragazzi è leggerissimo, è leggerissimo. Allora andiamo a montare il tutto, cominciamo a mettere questo. Allora cerchiamo di montarlo, rimontarlo, cambiamo il suo anelletto. Lo infiliamo e lo trasportiamo fino dove deve andare. Poi prendiamo la sua vite, la mettiamo qui qua. Una volta avvitato ci assicuriamo che sia ben saldo. Ok. Diciamo che più o meno ci siamo, ragazzi. Adesso prendiamo il suo spinotto, ha tre tipologie di attacchi, diciamo. C'ha il suo attacchino nativo,
penso, sì, perché stampato, beh, stampato, ma sono tutte e tre nativi, mini USB per i telefoni, USB non tradizionale e USB-C, che va inserito su questo, in questa posizione. Adesso è diventato un C per poterlo collegare al telefono o compagnia varia, usare un telefono come schermo. In questo momento lo utilizziamo col computer e lo mettiamo, lo colleghiamo. Luce accesa, come si può vedere, prendiamo una schedina, la mettiamo sotto e prendiamo il suo manualetto che ho messo da parte per il momento, che era qua, e possiamo avere il QR code per lo scaricare i programmi per iOS o per Android, scaricarci il programma che viene poi installato nel PC. Allora, io questo programma l'ho scaricato, ma purtroppo non so se succede solo a me o se succede a qualcuno, e mi dà questo errore che voi leggete qua in piccolo. Qui leggete questo errore: il programma ha usato l'applicazione as request at runtime to terminate it. Scusate il mio inglese, ma io purtroppo sono negato per l'inglese, almeno letto, cioè parlato, ma letto, vabbè, mi arrangio. Andiamo avanti. E allora questo mi crea un problema: ho dovuto trovare un programma alternativo. Programma alternativo, metterò il link sempre in descrizione, che funzioni, è questo Pluggable Digital View, ed eccolo qui. E adesso, come vedete, fuori fuoco, lo metterò a fuoco, mettiamo piano a fuoco, eccolo qui, voilà. Oh ragazzi, questa è la mia ESP12F, eccola. Adesso questo è come la vedo io, come la vedete voi nel suo programma. Io ingrandisco ancora un po' così la vedete meglio, eccola. Penso che per un oscilloscopio, come si chiama, da un microscopio che costi pochissimi soldini, beh, si vede abbastanza bene. Facciamo una controprova con una lavorazione che stavo facendo, eccola qui ragazzi. Questo mi è saltato, è di un son off, ecco, mi è saltato questo pezzettino qui, eccolo qua, c'è la pista rotta, ma c'è anche un'altra pista rotta, sembrerebbe, da questa parte. La mettiamola qui e poi andiamo a vedere che non è rotta del tutto la pista, ma prosegue la pista, prosegue quella che si vede verso quella parte, prosegue, quindi non è rotta, è solo questa pista qua che è rotta, la prima di sotto che manca, ok. E questo è un lavoretto da fare con un micro saldatore e compagnia varia. Oh, da premettere, voi vedete così adesso qui, io vedo lo stesso. Allora, sembrerebbe molto vicino, in effetti io ho la mano in piedi così e ci stanno ancora appoggiate sulla base e ci stanno ancora due dita sotto tranquillamente, vedete, ci stanno due dita e in piedi quattro dita, stanno qui, quindi stiamo a circa 8 cm da qua e io posso lavorare tranquillamente a saldare qui, a dissaldare anche con l'aria calda, perché metto il dito e quindi si vede bello tranquillo, non c'è problema. Questo è il processorino che c'è sulla Nintendo 266, quella che vi ho fatto vedere prima è questa. Io c'ho già il ricambio, qui devo abbassare la luce perché sennò non si vede un tubo. Come vedete, eccola qua, ESP32S, e questa che va nei son off, questi vanno nei son off e ce l'ho nuova per, da poterla mettere, però lo spizio è di riparare anche quella. Per quello che ho pagato
funziona benissimo. Da premettere, mi è costato 11 euro circa su AliExpress. Troverete il link in descrizione del video. Per questo video è tutta, sembrerebbe, da questa parte. E mettiamola qui, poi andiamo a vedere che non è rotta del tutto la pista, ma prosegue. Ok? Arrivederci, alla prossima. Ciao ciao.